Vai. Allora Pippo, partiamo veloci, 10 domandine flash. Vai. Ci sei? Sei pronto? Allora, la cosa più fastidiosa che ti chiedono, quella in generale, se dei giornalisti... Fare dove... l'intervista con Alan Marangoni. No, ma che la cosa che ti chiedono... No? La cosa perché, più... perché non mi do solo la strada, non abbandono la pista. Grande classico. Classico, bello. Oppure quando fai il record dell'ora. Ah, vabbè, adesso l'hai fatto, quindi... però mi chiedono di rifarlo. Io basta, non ci credo. Una volta, non è... basta. No, dai, basta, ha fatto l'altro giorno. Basta. Vabbè, dimmi tre punti di forza e tre punti deboli di Pippo Ganna. Tre punti di forza che mi piace così. Mangiare, sono pesante. Troppo, ma mangiare troppo. Mangiare troppo. Sono pesante. Pesantone. E in pianura faccio fare fatica ai scalatori. Ah, quindi a volte non è. Sì, non è buono, soprattutto quando sono gli scalatori dei tuoi compagni di squadra. Vabbè, loro mi fanno soffrire in salita, quello esatto, devo dire. Cioè, maledetti. Maledetti. E gli altri tre punti? Deboli? No, allora, gli altri sono gli altri tre punti che mancano sono... E altri tre punti sono alto e mi stai bene a ruota. Punti di forza. Forse sono simpatico, ma non credo. E quando Alan mi chiede di fare interviste le faccio. Esatto, è di parola, è di parola. Visto che dicono che tanti che Pippo a volte non è un po' difficile da prendere. Ma cioè, sono impegnato, ragazzi. Non è, sono impegnato. Non è che è cattivo, è così. È impegnato, è stressato. Scusate. Andiamo avanti. Allora, in quale sport ti saresti dedicato se non avessi fatto il ciclista? Rugby, così potevo mangiare, rugby. Sì. Bello. E poi mangiare, ci può sì, sfondare. Bello grosso, palestra, sì. Massiccio. 100 kg li vedevo facili. Allora. Vedo già i 90 ormai. Facevi presto. 6 titoli mondiali, 5 titoli mondiali o 6 su pista. No, 5 seguimento individuale e una seguimento a squadra, ok. In Olimpiade, 2 mondiali crono, record dell'ora, in seguimento, chi più ne ha poi ne metta. Cosa sogni ancora di vincere? Su pista o in generale? In generale. In generale, strada. Su strada ancora tanto, devo ancora cominciare a vincere, quindi vabbè, su strada... È un sogno, la prima cosa che... Qualche classica, poi ovvio riuscire a far bene magari una Roubaix, riuscire a far bene comunque anche una tappa del Tour che l'anno scorso era un po' ciccate, però vediamo, pian piano si lavora, si migliora. Scambieresti un paio di mondiali di inseguimento individuale con una Roubaix? Cioè se si potesse fare uno scambio? Scambieresti la tua ultima vittoria per... No! Ecco, no, allora no, non si scambia. No, aspetta, dipende cosa mi dai indietro. Scambi l'ultima vittoria in carriera per la unica e ultima vittoria in carriera. Per un'altra vittoria? Non lo so, non lo so. L'ultima con il profumo. Però ti metti in difficoltà perché ci pensi, cioè due mondiali in seguimento per una Roubaix. No, mi piacciono le magliette in ridate. Ok, ti piace averne 5 per riempire i guardaroba. Perché non avere anche la Roubaix, quindi, cioè... Giusto, giusto. Allora, andiamo avanti. Allora, i tuoi numeri stratosferici sono più dovuti all'allenamento o a mamma Daniela che ti ha fatto? Cioè, la genetica. Beh, la genetica credo che conti. Cioè, in percentuale, dobbiamo mettere le due percentuali. Mi alleno tanto anche, quindi va benissimo. Facciamo un 50-50. 50-50? 50-50. Ok, va bene. Allora, più di un anno fa, in intervista, Viviani ci ha detto testuali parole, poi ti faccio vedere il video se non ci credi, simpaticamente parlando, ha fatto una premessa, simpaticamente parlando, Pippo Ganna è il compagno di nazionale più rompipalle, confermi tutto? Beh, ovviamente, cioè, anche in camera adesso sono veramente rompipalle. Tipo pignoletti, un po' pignoletti. No, non pignoletto, rompo le palle, tipo... Fammi un esempio. È lì che non fa niente, comincia lì, Dimmi. Ah, lo stuffi sì, proprio. Sì. È presente tipo il fratello nervoso quando sì, arriva. Sì, sì. Che rompe le palle. Ah, ciao. Ok, ok. In quel senso lì. Sì, sì, sono rompipalle. Ma simpaticamente sì. Parlando. Allora, quali sono i momenti in cui serve più la testa dei watt? Cioè, gli ultimi 15 minuti del record dell'ora serviva tanta testa. Perché a un certo punto non ce la facevo più, lì. Ero arrivato già oltre. Ero oltre da un bel po', volevo morire e quella pista forse la comincio a odiare. Non so se agli europei ci andrò, ma non dite la villa. C'è la nausea quando la vedi. Sì, sì, sì. Perché ti ricordi ancora della fatica Mamma brutale mia. Che hai fatto. Allora, qui chiudiamo l'intervista con questa cosa, non so se lo sai, ma io ho vinto il titolo italiano in seguimento individuale da juniores, come l'hai vinto tu, ok? Quindi abbiamo un titolo pari, insomma, okay. Il campionato italiano juniores. Però io ho vinto il titolo di inseguimento individuale open e tu, caro mio, non l'hai mai vinto. Non l'hai mai vinto. E sai chi l'ha vinto?
l'unica volta che potevo vincerlo. E lì Viviani. Esatto. Adesso, come ha fatto a batterti lì all'inseguimento individuale? Perché io rompevo le scatole, come ho detto prima, si è irritato e ha voluto vincere. E tu non eri proprio in forma al massimo, penso. No, fossi Pippo Ganna. Non facevo ancora pista. Non faceva, ok. Quindi, vabbè, era una giornata così. Comunque, allora, ti do la possibilità di pareggiare i conti, anche se prima che tu vincerai in italiano, insomma. Ti sfido in un inseguimento individuale, però tu correrai con l'handicap. Quindi 4 km, dobbiamo inventarci l'handicap. Cioè, fare 4 km, 2,50. Esatto. Vediamo cosa, magari parti un minuto dopo, magari ti zavoriamo, ti mettiamo, non lo so. Però ti va di sfidarmi qua a fine stagione. In un allenamento, dai, lo facciamo. In un allenamento, quando sei con la pista, molti chiari. Cioè, domenica prossima. fammi un attimo preparare. Capito, che tempo di handicap, è solo io. Ho già abbastanza di handicap. Ci stai? Dai, lo facciamo. Ok. Fare fatto, va bene. Grazie Pippo a voi per averci dedicato il tuo tempo e niente, ti lasciamo ai tuoi allenamenti e in bocca al lupo per la stagione. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. È bello perché a me fai le domande quelle stupide e lì è quelle serie. No, perché dopo